cari amici, il 22 dicembre è stato approvato il disegno... 1, 2, 3. Cari amici di Strisce, cari amici, è un momento difficile. Le misure, si parla tanto di degrado, cari amici, in questo periodo in cui si parla tanto di degrado, cade a pennello l'approvazione di un nuovo disegno di legge, il Green Economy, un pacchetto di misure che multa dai 30 ai 300 euro chiunque butti per terra cicche di sigaretta, scontrini o chewing gum. E noi siamo andati a spiare la gente per vedere se rispetta la regola, guardate. Quest'uomo parla al telefono. Buonasera, dottore. E tac, butta la sigaretta per terra. Adesso gli chiediamo cosa ne pensa del degrado pubblico di Roma. Siamo noi che sportiamo ogni tanto. Ma appena confesso di averlo visto buttare una cicca di sigaretta per terra. Ecco, sono il primo. E quindi? E quindi la dovrei raccogliere, però. Andiamo. Non si buttano le cose. Si butta le robe per terra. Adesso guardate questo turista. Ammira il Colosseo, fa l'ultimo tiro di sigaretta e tac, la getta per terra. Andiamo! Gli amici, tra le nostri personaggi di questa intervista abbiamo beccato il sosia di Antonio Albanese. Guardate se non è uguale. Scusi. Yes, you are the sosia of our actor. Abbiamo chiesto anche a lui di parlarci del degrado di Roma. Of course it could be a little bit more clean. Quindi amici, mi raccomando, la pulizia delle città dipende anche da noi. Non buttate roba per terra, la spazzatura si butta nei cestini appositi. Ciao! Che noi l'abbiamo vista che ha buttato il mozzicone. No, ma io ammetto, d'altronde non c'è un luogo, nel senso che anche queste nuove strutture per raccogliere i rifiuti, se uno butta dentro qualcosa si incendiano, visto che sono solo di plastica. E quindi cosa dobbiamo fare? Continuare a buttare le cicche per terra? No, penso che si debba consentire a chi fuma, sempre che non si decida di vietare il consumo delle sigarette per strada, di avere dei luoghi dove poterle buttare.